pronti per giocare insieme a... Falò! Nascondino! No, raga. Non accendiamo un falò? È no. Nascondino era. Matti, lo dici tu o lo dico io? Dai, diciamolo insieme. 3, 2, 1, al gioco della bottiglia! Aspetta, dove state andando? Ehi! Vabbè, allora io mi nascondo. Matti, e io e te cosa facciamo? Ninna, Robby, venite subito e iniziamo il gioco della bottiglia! No, eh? Finalmente! Ok, però inizio io a girare. D'accordo! Vai, Ninna, allora inizia a girare la bottiglia che non è una bottiglia! Woohoo! Sì, Matti, è proprio il tuo turno. Guarda, ti tocca anche il la piede. La punta del piede. Sì, vedi, dovevi sederti come me, senza piedi. Va bene, inizio io, non c'è problema, perché sono il più coraggioso. Qui abbiamo una ciotola piena di bigliettini con tanti obblighi, verità e cose strane da fare. Vediamo un pochino cosa mi uscirà. Ho scelto questo. Questo qua, questo ora qua. È uno. Ok, 3, 2, 1. E dai, leggilo. Oh oh. Leggilo. Scopri con chi ti dovresti fidanzare. In che senso? Con chi ti dovresti fidanzare, visto che sei fidanzato con me? Beh, credo che in realtà in questo momento dovrei prendere il telefono e utilizzare l'applicazione che crea le coppie per vedere se sto meglio con qualcun'altra. Ok. Robby, mi sa che finiremo presto di giocare. Eh già, è uscita una penitenza bella tosta, Matti. Io non ne voglio sapere niente, eh. No, no. Allora, io mi sono messo vicino a te perché tu mi dovrai difendere da cose strane che potrebbero accadere, ok? Perché io? Perché tu sei muscoloso, fai vedere i muscoli. Ma che c'entra contro Ninna? Cosa posso fare? Lo so, hai ragione. Comunque, scriviamo Matti e Ninna per vedere il nostro voto. Sei sicuro? Devo farlo, devo farlo. Matti più Ninna uguale... Un 6. Vabbè, Ninna, 6 è meglio di 5. Cosa? Devo scappare in Giamaica? Oddio! Ecco, sono rimasto da solo. Adesso invece dovrò provare a vedere se l'applicazione dice che sto meglio con Dani. Quindi Matti più Dani uguale... Oh, quella è la mia ragazza! Non lo so, me lo devo fare, un obbligo! Oh, è uscito un altro 6! Un momento, tu ami Ninna? Sì. E ti è uscito 6? Sì. Ma ti è uscito 6 anche con Dani? Sì. Quindi tu ami anche Dani! No, è il telefono che l'ha fatto, io non c'entro niente. Direi che possiamo andare avanti, ok? È arrivato il mio turno! 3, 2, 1, via! Ma no, è sempre il mio piede! Ma non ne va. Allora, siete tutti d'accordo che non è valido? Sì, non è valido. Sempre il mio piede, devi stare fermo. Oh. Ci riprovo. Vediamo. Non me. Anche tu col piede. Speriamo mi esca qualcosa di semplice. Ok, Dani, tocca a te. Prenderò questo. Sono troppo curiosa. No, mi rifiuto. Facci leggere. Fai un massaggio alla persona che è alla tua destra. Allora, sì. No, voglio. Ma non è giusto. Voglio io un massaggio. Allora. No, Robby. Al piedino. Che schifo. Dani, tocca a te. Dai, massaggio bene, al piede. Va bene così. No, non sei brava. Sotto. No. Sotto dove sono i calli. Oh, ok, sì. Basta. Levamelo di dosso. Sì, però, Dani, io voglio un voto da 1 a 10 per scoprire quanto è puzzolente il piede di Robby. Semplicissimo. 10 su 10. Ehi, e che c'entro io adesso? È il mio turno. Adesso vi mostrerò come colpirò proprio Ninna. Ah, sì? Sì, con mi la bottiglia. Mi ha colpita al cuore, perché dici che io e te stiamo bene? Esagerata. 3, 2, 1. Oh, no! Mi sa tanto che è uscita di nuovo Dani. Non ci posso credere. Secondo me voi state barando. Sì, state barando, io non gioco più. No, nessuno sta barando. Però posso offrirmi per pescare. Questo è un grande atto di coraggio. Vediamo, devo scegliere bene. Sì, Ninna, qualcosa di bellissimo. Ok. Ok, speriamo bene. Vediamo. Dite a turno un difetto di Matti. Perfetto, inizio io. No, non è vero, non ci credo. Fammelo vedere. Non è possibile. Chi ha messo quel bigliettino? Non può esserci scritta una cosa del Mi piace. Sì. Posso iniziare io? Vai, Ninna, è il tuo turno. Allora, Matti,
non ascolta mai, non dice mai la verità. Uno. L'ultimo. Vediamo il più brutto difetto che ha. Si dimentica le cose. Oh oh. Dani, tu potresti dirne solo uno, per favore? Ninna, suggeriscine uno. Ha detto che ti puzzano anche a te i piedi. Robby, dovresti dire anche tu una cosa. È un ruba ragazze. Ma non ho fatto niente. Dani, ti ho per caso rubata? Sì, ma Tinnina l'ha detto. Sei un falsacchiotto, quindi confessa quello che hai fatto. Ma che cosa vuol dire? Ma vi siete messi tutti contro di me. Vabbè, senti, io devo andare a fare pipì. Ciao. Me la pagherà. Tocca a me. Vediamo chi uscirà. Dai Robby, vediamo. Ma non è possibile. Questo piede io adesso me lo stacco. No, ma attenzione, guardate la freccia. Qua fa così, evita e va sulla gamba di Ninna. Tocca a Ninna. Aspettate un attimo, non è vero. No, l'ho girato io la freccia, quindi lo so come va la freccia, Ninna, sai che ti dico però? Visto che ha colpito anche il mio piede, il bigliettino te lo do io. Eccolo qui. Grazie. Prego. Non ho letto niente. L'ho letto io. Fatti fare un'ora di grattini da tutte e quattro. Quindi, no, tutte e tre. Quindi tre ore. Non è vero. Fallo vedere alla fotocamera. Mangia uno snack senza usare le mani. Oh! Ninna, vediamo proprio se riuscirai in questa sfida. Quindi non dobbiamo fare tre ore di grattini? No, era finto. Almeno il mio snack sarà un corrottino mignon carinissimo. Ora lo poggio qua sul tavolo e quindi devo mangiarlo senza mani, giusto? Vai Ninna, vediamo se ci riesci. Dai, ce la puoi fare, non è difficile come sfida. È difficilissimo, Matti. Dai. Ho mangiato un pochettino piccolissimo. Ok. Ce la fai ora però? Aspetta, ce l'ho quasi fatta. Ho capito la strategia. Guarda, la strategia è quella di sembrare un coccodrillo. Guarda. Hai visto? Ha funzionato. Oh no, mi è caduto. Missione completata secondo te, Robby? Beh, sì, è stata anche bravissima. D'accordo, allora per questa volta gliela faremo passare. Il cornettino era buonissimo. Però ora tocca a me girare. E so chi puntare tra di voi. Dani! Cosa ti ho fatto? Niente, però hai fatto poche challenge. Oh, e va bene. Vediamo, Dani! Dani! Ma è sempre il piede che prendiamo! D'accordo. Dammi il bigliettino. Prenderò questo. No! Cambialo! Fidati! No, Robby, non mi fido. Ok. Leggiamo. Oh oh. Non so se ci riuscirò. Per tutto il video, non dire la lettera R. Te l'avevo detto, Dani. Non potrei più dire il mio nome. Ciao, Robby. Ciao. Quella la volevo fare io. Mi sarebbe piaciuto per tutto il video non dire la R. Allora Dani, visto che ci sei, vediamo se sei capace. Prova a dire la frase gira la ruota. Ma ci sono un sacco di quest. Allora, Ia la ruota. Sì. Che dici Ninna? Ha detto Ia, ma la G la potevi dire. Ah, giusto, sto entrando in confusione Ninna. Va bene, a chi tocca? È arrivato il mio turno Ninna. Girerò per te. Dani, sei sicura di star rispettando la sfida a non dire la lettera R? Ah, non finiva in quel uo? Uo? No? Ok, Dani, ce la puoi fare. Oh, rinetta! No! Calma, elimina la R. Niente R nella tua no, testa. No, io non... Attenzione! Robby! La sedi! No, sempre io. No, mi sono spostato male. Robby, tocca a te pescare. Guarda cosa ho qui per te. Ta-da! Oh, una ciotola di cereali! Con dei bigliettini dentro. Pescane uno. Ha! Mostra la foto più imbarazzante del telefono. Vai, prendi il tuo telefono. Matti, mi spiace, ma esco sempre bene nelle foto. Non ho foto imbarazzanti sul mio telefono. Ah, vabbè, che peccato. Dovremmo passare avanti. Allora, giro io la ruota, giusto? Sì. Ah, no, no.
no, no, no. Obi, tocca a me. Guarda cosa ho. No, no, non vado. Non vado a vedere. Non la fate bene. Guardate quanto è bella. Ciao, Robby, ma sei proprio carino con quei capelli. Ah, sei la challenge... bellissimo. No, la challenge era sul mio telefono, non sul tuo. Lì stavo tifando l'Italia perché io adoro la mia patria. Sì, ok. Sei pronto a girare? Sì, sono pronto. Devo utilizzare il giro perfetto. Vado. 3, 2, 1 e vai! Si è mossa tantissimo e... Quella è la gamba di Robby o sbaglio? Ero partito bene, non avevo fatto neppure una e adesso due di fila. Dammi questa boccia delle sfide. La farò in 3 secondi. Allora, mangia un croccantino. È buono il croccantino, vero? Ok, Robby, sei pronto a mangiare i croccantini dei nostri gatti? Ma un odoraccio! Uno, dai, uno solo, guarda, te ne prendo. C'è scritto un croccantino. Un croccantino, hai ragione. Vabbè, prenditelo tu, ecco. Robby, che faccia! Vai, Robby, vai! Ma l'ha sputato! Non vale, c'è qui ancora! Robby? Com'è stato? È diventato un gatto! Allora da oggi sono single. Sì. No, sono Robby. E tu mi devi dire ancora se hai qualcosa con Matti. Robby, non parlare più, hai l'alito di croccantini di gatto. Punizione. Sentite, ora giro io. 3, 2, 1, giro. Sei uscita tu. Pesco io per te, pesco io. Aspettate un attimo, è la prima volta che si ritorce contro una persona che la gira. Mi odia questa freccia? Questo. Ok. Ho letto un taglia, però non so cosa. Come faccio? Questo bigliettino è strano. Nina, caccialo dalla bocca. Vediamo. Taglia i capelli a Nina. Nina, prendi la forbice. Sì. No, io sono una vera parrucchiera. No, devo farlo io perché l'ho pescato io. Ma non voglio tagliarmi i capelli. I miei capelli sono bellissimi, sono fili d'oro. Ho una proposta. Siccome Dani non sta rispettando la regola della R e la sta dicendo da un sacco di tempo, anche tu tagliare i capelli. No. Io okay, ci sto. Ma uffa. Allora vado a tagliarmi i capelli. Vediamo, aspettate. Ok. Uno più lungo, Ninna. Sì. Ecco qua, perfetto. Dai, uno più lungo. Ma... Ok, fatto. I capelli, qual è uno? Ma non si vede nemmeno poi. Non posso tagliarli ancora. I miei capelli sono magici, come quelli di Rapunzel, capite? Hanno un incantesimo che nessuno conosce, solo io lo so. E quindi non posso tagliarli. Anche i miei capelli sono magici, Ninna. E sono... Sì. Di Susanna la strega. Chi è Susanna? Dammi una ciocca allora. Non voglio guardare. Ti aiuto io. Vieni qua. Ecco, taglia qua? Qui. Okay, sì, taglia 3, qui. 3, 2, 1. No! Cosa avete fatto? Fatemi vedere. Non li abbiamo tagliati ancora. Ok. Allora non guardo. Fate subito. Fatto. Un capello. Nina, questo è più lungo del tuo. Adesso posso girare io però? Ok. Vado. Via. Allora, ha toccato la tua gamba e poi qui c'è hai la finestra aperta che quindi con le stelle... No. Adesso dovrai mangiare cibo per uccellini, Robby. Dai, peschiamo il bigliettino. Vai, Matti, a te l'onore. Te lo pesco io e scelgo proprio lui. Vediamo un po'. Stai continuando a dire la R. Anche questa la farai anche tu. E dai, basta. C'è scritto, mangia 10 marshmallow. Sì, Robby. Oggi dovrai mangiare un sacco di cose. Ora rotolerò. Quanti erano? 10. Ok, si può fare 10. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 9, ecco l'ultimo. 10. Ma come hai fatto? Adesso però vai a sputare da un'altra parte, ciao. Ce l'ha fatta davvero, Ninna? Non voglio sapere come. È arrivato il mio momento! È proprio
proprio il mio momento. Tocca a te. Datemi un bigliettino. Allora, vediamo, vediamo. Questo. D'accordo. Sono troppo curiosa. Vediamo. È semplice. No, non è semplice. Mi è uscito bacia Robby. Ma guarda te. Dobbiamo battarci, Dani. Che schifo. D'accordo, Robby, però tu non aprire la bocca. Ma come faccio? Tu stai zitto, farò tutto io. Fantastico. Sfida completata. Quanto ci scommettete che adesso girerò la ruota e uscirà Ninna? Guardate, guardate. 3, 2, 1, via! Sei uscita tu. Anzi, sai che ti dico? Ora pescherò un bigliettino e se è bello farò anch'io questa penitenza. Solo perché ti voglio bene. Dobbiamo farlo davvero entrambi? Cos'è, Ninna? Racconta un tuo segreto. Che cosa? No, avevi detto che lo facevi tu, quindi io non lo devo fare. No, insieme avevo detto. Ok, quindi possiamo raccontare un nostro segreto? Io ho un segreto effettivamente. Cioè? Hai visto quelle cuffie che non funzionavano più? Quelle rotte? Quelle dell'anno scorso? Esatto, un giorno mi ero talmente arrabbiata con te che ho preso le cuffie e le ho tirate al muro! Allora sei stata tu? Io ho dovuto pure ricomprarle! Va bene, allora te lo dico io un segreto. Ti ricordi i tuoi pantaloni rosa? Quelli sì. Lunghi? Sì. Poi sono diventati neri, giusto? Ecco, diciamo che io ho avuto un piccolo problema con la lavatrice. Non ci posso credere, erano i miei preferiti. Adesso siamo pari. Vabbè, dopo questa direi che possiamo anche smettere di pescare questi bigliettini. Va bene, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Cliccate sui video che sono comparsi in questo momento e ci vediamo sul video che cliccherete. Ciao, ciao.